Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, oggi finalmente scopriamo insieme le creazioni che ho fatto con la resina Crystal di Antichità del Sito. Per chi non avesse visto il video, vi mostro il componente B. È questo qua. Mi raccomando, andate a vedere il video della live perché vedete almeno come la provo. È veramente, veramente buona come resina. Ripeto qui il prezzo perché me lo chiedete spesso, l'ho pagata 25 euro un chilo e mezzo, 15 euro 700 grammi. Quindi, detto ciò, andiamo a scoprire subito le creazioni che abbiamo realizzato insieme nella live. Allora, parto da questa perché l'ho già scoperta. L'ho già scoperta perché ero curiosa di vedere questo pigmento metallico fantastico che ho comprato, che è questo qui, sempre di Antichità Bel Sito, eccolo qua, Iri Metal. E volevo vedere l'effetto, appunto. Allora, quindi questa io l'ho già vista, eccola qui. L'effetto è molto bello, eh? Molto bello. L'unica cosa, ovviamente, è la differenza sempre tra il lucido e l'opaco. Però, veramente, che dire? Cioè, è argento pieno. Veramente, veramente bello. Più che argento, un po' più alluminio, un po' più scuro. Però bellissimo. Poi questi stampi della piuma sono meravigliosi. Ok, la mettiamo qui. E andiamo a scoprire, vediamo questa base cameo. E no, questa qui non è niente di particolare, eh? Semplice base cameo. Vediamo il colore. Wow, bella! Si è un po' rialzata? No, ammazza. Comunque, ragazzi, c'è, cioè, allora questa resina in 24 ore asciuga, ma asciuga basta, cioè non è che in 24 ore si può tirare fuori dallo sta, cioè no, è durissima. Si prova a piegarla, non si piega minimamente. Bellissima questa qui, è una commissione, cioè commissione, devo rimandarla. Bella, bella, bella questa qui. Mettiamo qui, andiamo a scoprire il pianeta, che invece è una commissione per uno scambio creativo. E l'ho fatto sul rosa, eccolo qui. L'ho fatto su questo rosa. Aspettate, ecco. Con i pigmenti con i glitter fucsia, quindi è venuto un po' così, molto carino anche questo. Poi vediamo, andiamo a scoprire con lo stesso colore l'unicorno, eccolo qua, bello anche questo. Aspettate, vedo se riesco a farvelo vedere un po' più da vicino. Eccolo qui, bello bello questo. Poi vediamo, andiamo a scoprire sempre per una commissione per le collaborazioni questa cornicetta. Eccola qua, bella. Bella, sì, devo dire di sì, non mi piaceva molto questo viola. Invece devo dire che lo rivaluto perché è proprio carino. Carino. E dello stesso colore ho fatto, sempre per una richiesta, la tazza di Starbucks. Bello. Sì, no, devo dire che lo rivaluto poi con questi glitter che ci ho messo. È bello questo colore. Niente male. Bello bello. Sì, lucida. La mettiamo qua. Poi andiamo a scoprire sempre rosa, non l'avevo visto, Topolino, che in realtà è dello stesso colore dello stampo, infatti non si vedeva. Eccolo qua. È Topolino con il cuore. Bello. E a questo punto andiamo a scoprire le cose fatte con il pigmento metallico, che sì, l'abbiamo già scoperto, però volevo vederle lucide come venivano fuori, diciamo così. Ah, direi di partire dalla luna. Sì, partiamo dalla luna. Wow. Allora, eccola qua. Peccato che qui il buchino non è venuto perché in generale non mi è venuto proprio nello stampo. Quindi vedrò di provvedere, ma questa luna è spettacolare. Guardate che bella, meravigliosa. Mi piace proprio questo pigmento, bellissima, bella bella. La mettiamo qui. Poi andiamo a scoprire questa qua che ahimè è sempre opaca, perché è fatta così, è opaca. Carina, carina. Che ne dite? Sì, dai, non mi dispiace. Certo, lucido forse veniva meglio, ma tanto abbiamo lucida questa qua, quindi adesso la andiamo a vedere. Comunque bella, sì, una bella sirenettina anche qua, ci sta bene. Poi andiamo a scoprire, ma sì, a questo punto questa, visto che è dello stesso colore. Eccola qua. Beh, lucida è un'altra cosa, eh.
lucida è un'altra cosa, bello questo effetto, mi piacciono questi due colori insieme, poi si può usare o così, o così, o così ovviamente. Bella, molto bella. Sì, approvato, questo pigmento è fantastico, penso di comprare anche gli altri, mi piace. E poi ultimo, ho fatto questo qua, argento e oro. Andiamo a vedere, wow, che bello! Guardate che bella questa, non l'avevo mai provata questa cornicetta. Bella, bella, bella. Sì, bene. Allora, diciamo che sono soddisfatta. Allora, metto un attimo qui tutte le creazioni. Allora, ecco qui le creazioni che abbiamo fatto insieme. Allora, la resina, ragazzi, io che dire, la provo. È fantastica. Bella, asciuga in fretta. Mi piace. Viene trasparente perché l'effetto trasparente viene. È perfetta anche da opaca, che dire, meravigliosa. Il pigmento altrettanto bello, cioè viene veramente come me lo aspettavo, veramente stupendo, però come vedete è leggermente più scuro rispetto al barattolo, vedete? Comunque non viene un argento così chiaro, è più scuro, però comunque è bello, cioè che gli vogliamo dire niente proprio. Quindi ragazzi, niente, io vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste belle creazioni e fatemi sapere, non so, qualche idea su cosa vorreste che realizzassi su queste basi cameo. Nel frattempo vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!